Toto Lipari, dimmi che cosa hai combinato in questa gara. Niente, questa gara ho fatto il tempo dell'anno scorso, non sono riuscito a scendere sotto il 31. Ho fatto qualche errore, quindi un 29 l'avrei fatto, ma un 20, 28 non riuscivo a farlo perché la macchina più di tanto non mi dà, quello dà, e quindi ero obbligato a portarla. Però ho fatto qualche errore che lo capisco, e sono arrivato al 31, mi sta bene lo stesso. Sono terzo, siamo tutti attaccati, si può dire un secondo e mezzo, tutti e tre attaccati. È stata una bella gara.
E niente, mio fratello ha fatto un bel tempo pure, un bel 112, si sente bella la macchina. L'avvocato oggi gli è andato un pochettino male. In tutti i casi hanno fatto una scommessa tutti e due. Chi se mio fratello lo passa deve pagare da una cena. Quindi io, da terzo incomodo, ci entro bene bene in questa cena. Salvatore Lipari, allora, questo 112, so che ti stai divertendo con questa macchina. Guarda Renato, effettivamente è vero quello che dice, effettivamente è un giocattolino che mi diverto davvero, non è quella bestia del 130 che mi fa soffrire gara per gara. È molto divertente, è piccolino, poi gli ho fatto il motore nuovo la prima gara che faccio, mi ha dato soddisfazione, veramente tanta soddisfazione, no? Ma siamo qua per giocare, non è che vogliamo strafare, ecco. Vogliamo essere, partecipare allo sport automobilistico e ai giovani, che ormai noi incominciamo. Perfetto. Un saluto a tutti. Vincenzo Barca, allora, hai fatto un po' di esperienze fuori dalla Calabria e sei ritornato più carico di prima? Sì, a dire il vero sì, però c'è un aspetto fondamentale. Oggi sono qua più che altro per divertirmi, perché come gruppo, come Oppio, come Martina Resi, abbiamo deciso di essere qui presenti pure a Luzzi. Io non è che sia venuto intenzionato a strafare, anche se l'impegno ce l'ho messo. In verità purtroppo da 2 giorni che sono stanco, perché ho avuto diverse cerimonie di comunioni, di feste di laurea, e poi devo mettere Yokohama, 2 Yokohama nella parte anteriore nuova della macchina, perché purtroppo le gomme fanno parte del contesto automobilistico, e oggi sono venuto proprio con combinato maluccio, e in tal senso ho pagato lo sconto, però mi sono divertito, anche perché noi siamo qua per divertirci, non per dimostrare niente a nessuno, ma per superare noi stessi e divertirci in una sana competizione. Grazie a tutte e tre, e soprattutto grazie a Oppido Mamertina Racing. Grazie a te e a tutti. Grazie, Renato. Ci ascoltano, ci vediamo. Grazie.